Buongiorno a tutti, carissime sorelle e fratelli camperisti. Oggi è il 2 di dicembre del 2022 e mi sono perso proprio di punta perché devo sostituire la batteria dei servizi. E prima ho avuto sempre quella normale al piombo, quella di avviamento delle macchine, e per la prima volta ho comprato quella AGM. C'è solo un problemino che è quella che c'era prima, aveva i poli esterni alla parte superiore della batteria. Invece questa qua c'è i poli un pochettino, come possiamo dire, all'interno, cioè all'altezza della batteria. Ora ve la faccio vedere. Già l'ho messa nell'alloggio e vediamo se riesco con una mano a farvi vedere come metto i poli, perché qui sì, vero è che è messa sul doppio pavimento sotto diciamo il calpestio, però è anche vero che è un po' sacrificato l'ingresso, dato anche il fatto che ho posizionato l'inverter qua sotto, avendo dell'inverter di cui il pannello di comando, perciò c'è bisogno che vado ad accenderlo da sotto il sedile. E vi invito ad andare a vedere il video, perché con 136 euro ho montato un inverter 2000 con spunto 4000. Andate a vedere il video, è stato pubblicato un annetto fa e passa, è molto simpatico, come tutti gli altri video di lavoro fai da te, di cucina in camper e dei luoghi visitati. Oggi andremo ad Andillo, dove c'è la sagra del maiale e del cinghiale. Poi, quando arriveremo, domani faremo un bel video della sagra stessa. Torniamo all'oggetto di questa puntata e faccio vedere qua la batteria un pochettino come è combinata. Anche vediamo senza luce se riusciamo. Allora, un attimo che accendo la luce. Eccoci qua. La batteria. Aspettate un attimo e tolgo un po' di cose. La batteria è questa. Come vi dicevo poc'anzi, il problema è che i poli sono incastonati all'interno dell'altezza della batteria, vedete? Invece con l'altra batteria c'era qua, come fossero qua sopra, un po' più alti. Spero, già ho fatto una prova così, spero di poter risolvere il problema, anche perché questo qua da GM mi dicono che è consigliabile per i servizi. Però quello che devo fare con una mano, ragazzi, non vi garantisco nulla, perché qui vi faccio vedere qua com'è. Ecco qua, questo è il sedile, e ci pensate, qua c'è la TV, poi ci pensate tutta la spalliera del sedile, la tavola, e poi qua c'è il pavimento e nel doppio pavimento. Inseriamo, intanto ho tolto il fusibile, mi raccomando, quando fate sostituzione o quant'altro, togliete il fusibile, lo metterò dopo. Metto qua uno. Ora poi sposterò questo qui, lo sposterò in modo che non mi faccia, vabbè, che tanto in traccia non mi dà. Va bene, questo è uno. Oh, e qua passiamo al negativo, vediamo come posso fare. L'ho allentato un pochettino, come vedete, vado a potermi giostrare e vediamo che fosse è due. Ok, perfetto. Ora prendo il cacciavite e avvito il tutto. Ok, ragazzi, un cacciavite lungo, do una stretta a questo e una stretta a questo qui. Ecco qua. Ok, ora stringo questo qui, stringo il polo. Non so, sicuramente la camera si muoverà, mi dispiace, ma come potete ben capire è molto articolato quella cosa. Uno. Ecco l'altro, questo qua.
lo sposto poco poco, modo da poter avere lo spazio per poter avvitare. E due. Ok. Non si fa male, pazienza. Ecco qua. Ok ragazzi, rimettiamo il fusibile. Questo vedete qua, il 40. Perfetto. E vediamo quello che abbiamo fatto. Attacchiamo lo staccabatteria. Ok. Perfetto. Accendiamo. Luce, acqua, vediamo la batteria, quanto mi dà. Perfetto. Ok ragazzi, ora poi metterò questo, che è quello che va sotto, qua dentro. Ok, ora con calma lo metterò e poi dopo metterò questo qui. E sopra il sedile. Ah, un'altra cosa, guardate, c'è questo pezzo qui in dotazione, che in tutta verità serve, bisogna, lo devo mettere sotto i fili, scusate se si sposta il telefono, sotto i fili, così, in questa maniera. Perfetto. E poi va avvitato qui con questo video, così, con queste video, vado uno qui e uno qui, uno qui, e questo qua serve per bloccare la batteria giù e non le fare rumore. È tutto sistemato, ho bloccato la batteria con questo qua, come avevo detto poco fa, avevo detto. Ora vediamo. Oh, scusate, ho allargato qua il buco, questo angolare qui, per il filo. Vediamo quello che posso fare. Metto così. Perfetto. Ecco qua. Perfetto. Ho voluto fare un taglio qui e qui un po' più largo per i fili. A questo punto prendiamo questo qua. Lo mettiamo, abbiamo chiuso. Ok, prendiamo il cuscino, lo mettiamo lì, prendiamo la spalliera e questo è tutto a posto, non si vede più nulla. Ecco qua. Ok baby, abbiamo finito ragazzi. Scusate, è tutto trambusto col telefono, spero di esservi stato utile, vi auguro un buon fine settimana e come sempre ci vediamo alla prossima. Ah, non ho speso tanto per questa batteria ad AGM, ho speso 149 euro, la marca è quella che vedete inquadrato, là sotto lo leggo da qui, e l'ho presa qua a Siracusa. Pensate che quella a piombo normale mi avevano chiesto 135 euro, per cui e no, non è a gel. Mi sono fatto un... io che sono neofita di queste cose, non tanto esperiente, perciò anche se dico qualche cafonata, fra virgolette, scusatemi, ma metto la mia esperienza di camperista a vostra disposizione. Ho mandato in onda una puntata la settimana scorsa per quanto riguarda la differenza delle batterie delle classiche della macchina, quella a gel e queste qua ad AGM. Va bene, io vi ringrazio, qua c'è un po' di casotto, devo ricomporre tutto. Ci vediamo, magari domani pubblicherò un altro video per quanto riguarda la sagra di Antillo, del maiale e del cinghiale, che si trova, come dicevo, ad Antillo, in provincia di Messina, il 3 e il 4 dicembre. Ciao a tutti!
ed iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento, mettete un bel mi piace, perché a noi ad Angelette fa tanto piacere l'iscrizione, tanto è gratis e per noi è un segno di amicizia. Ciao a tutti e viva la fratellanza fra i camperisti. Un abbraccio.